La Lazio arriva con una stagione che ha poco da dire, in campionato non c'è un obiettivo. No. La Roma ci arriva sotto le migliori condizioni di forma, di entusiasmo, di ritrovata armonia, gioco e serenità. La Lazio ci arriva con i problemi che hanno un po' costellato la stagione, però resta un derby. Ne parliamo con lui, che di momenti difficili ne ha vissuti veramente tanti, però non ha mai visto il laziale lontano dalla squadra, anche in quei momenti. Buonasera a mister Neno Fascetti, buonasera mister. Buonasera. Buonasera mister. Come andiamo? Benissimo. Ma lei segue sempre le cose anche da lì, dalla Toscana? Ma io il calcio lo seguo sempre con occhio di riguardo verso certi colori e sto assistendo da lontano a un brutto periodo della Lazio. Brutto, lei ce lo sta dicendo No, dal punto. diciamo, chiamiamolo brutto, direi non bello mai visto, ecco, perché la Lazio non è che ha vissuto sempre periodi d'oro, però anche nei momenti difficili il pubblico, cioè prevede se sei proprio per quella curva meravigliosa, per il pubblico meraviglioso. Mi ricordo la partita col Vicenza, che erano 70.000, 65.000, ecco, così, tanto per non andare tanto lontano. Quella era una partita spartiacque. In Sì, questo. ma tutto l'anno è stato un bel pubblico, numeroso, ma poi ha fatto sentire il calore, magari anche protestando, venendo, magari, no, io ho fatto distinto una sera, l'ho mai avuto, ma è meglio così che l'indifferenza. Secondo lei è indifferenza o è. È indifferenza, c'è un distacco, poco da fare fra. Quando vedi 13.000 persone, 14.000 persone, sono poche. Io dico perché non vanno a giocare al Flaminio, che sarebbe forse lo stadio ideale per la Lazio. Ecco. Perché Se tanto fosse. almeno 15.000 al Flaminio le senti, all'Olimpico le conti. Ecco. Peraltro, mister, ci sono state gare in cui la Lazio ha fatto meno di 5.000 presenze, al sotto le 6.000 presenze. Qui non vanno più neanche gli abbonati. E quello è brutto, cioè, questo è la cosa da ricomporre, perché non si può andare avanti in questa maniera. Bisogna trovare, cioè, tutte e due facciano qualche passo avanti, insomma, anche la società non fa niente per far ritornare la gente allo stadio. Quindi non so cosa succederà, ma è un momento molto pericoloso. Addirittura pericoloso. No, pericoloso nel senso che si vada sempre peggio, anche in quel senso lì, per l'amor di Dio, No, 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 in non quel ci senso mettiamo. anch'io, intendevo anch'io. No, 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 non scherziamo. No, anche io intendevo in quel No, senso. no, 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 in quel senso là, no, in altri sensi no, cioè io dico pericoloso nel senso che va sempre peggio, Mister, lei. andrà sempre peggio. Speriamo di no, peraltro non l'ho detto in apertura, ma mister Fascetti ha accettato la proposta di Emozione Lazio, la consulta dei 100, Guido De Angelis è arrivato sin da lei per spiegarle. No, ma ha spiegato, io sono disponibile, perché mi sembra che bisogna dare una mano e far cambiare, cioè cercare di invertire la tendenza. Volendo andare a guardare il momento più che altro tecnico, perché poi su quello ambientale è un percorso un po' più lungo e un po' più complicato, non diciamo che non c'è il calciomercato che ti aggiusta le cose in corsa in questo rapporto che non va da tanti anni. Le chiedo dal punto di vista tecnico che cos'è che non ha funzionato quest'anno, in questa stagione? No, io è da luglio che me lo chiedo, perché certamente non c'è un colpevole, i colpevoli sono la società, i giocatori, ma ci mette anche l'allenatore, perché non, probabilmente qualche colpa ce l'avrà anche lui, però ripeto, non è andato bene niente, dalla Coppa Italia, cioè dalle Champions, cioè non ho mai visto la Lazio dell'anno scorso, ecco. Perché i giocatori praticamente sono quelli. E cosa è successo lo sanno loro, i giocatori, l'allenatore. Non so se il presidente si è fatto un'idea, però ripeto, palla al campo e i punti sono quelli. Forse un'idea se l'è fatta, perché gli No, unici dai, interventi della perché. società non sono stati sul mercato di gennaio, ad esempio, ci sono stati un paio di ritiri definiti dalla società punitivi.
che non so se Sì, poi bene, ma abbiano un peso o no. A non volte so fanno peggio. che, ma non so cosa, lo sanno loro cosa può, se c'è un accordo fra i giocatori, non c'è una barriera fra allenatori e giocatori con la società. Cioè, però vedere certi giocatori rendere al 50% qualcuno anche meno, qualcosa c'è. Mister, si è detto spesso che tanti problemi in estate, dalla campagna acquisti, la fascia di capitano, i rinnovi, le mancate partenze. E il gruppo, qualcuno ha ipotizzato a un certo punto che il gruppo non fosse più con l'allenatore, però poi nel momento peggiore la squadra ha ricominciato tra dicembre e gennaio a far qualche risultato, no? Secondo lei c'è questo, da quello che può vedere, no? Magari Ma no, guardandola. io posso avere mille cose, ma se non sei lì negli spogliatoi, in campo, durante la settimana, durante i mesi, si fa soltanto delle ipotesi che magari qualcuno è giusta, qualcuno non è giusta. Io non mi sento di. Io vedo che i risultati non sono, quindi colpa da parte di tutti c'è. Anche. Questo è È fuori. tutta una discussione, cioè quello che deve rinnovare, quello che non deve rinnovare, quello che vuole andare via. E quando ci sono queste cose, è dura poi farlo all'allenatore. Infatti, siccome si ipotizza qualcosa di più di un'ipotesi, mister, che a fine stagione ci si possa salutare con Pioli, il Sì, ma dispiacere. non è la maniera mancano ancora 8 partite, mi sembra. L'importante è finire bene, poi ognuno per la propria strada. Ma ora quello va via. Sono discorsi. I professionisti dovrebbero cercare sempre di dare il meglio, tutto il meglio possibile, di più. E se non c'hanno del. Cioè, se non ci riescono e rimangono sotto il loro rendimento, ogni tanto vadano allo specchio e si guardino in faccia, perché gli alibi è troppo facile. Gli alibi sono una cosa tremenda, ecco. È colpa di quello, è colpa di quell'altro. Oggi piove, domani c'è il sole. L'allenatore non mi ha salutato. Si lavora troppo, si lavora poco. Insomma, io gli alibi li toglierei di torno. Mister, quando abbiamo parlato di una stagione, la sua, quella che ha citato, che poi culmina con gli spareggi e con la salvezza, lì c'era bisogno veramente di fare gruppo e anche quella di partenza era una situazione difficile. Lei ha potuto contare su un gruppo che si è Un gruppo fantastico, un compattato? gruppo fantastico che fin dal primo giorno accettò anche la Serie C e poi dopo 2 anni sono ritornato in Serie A. Quindi, ripeto, il gruppo, ma c'erano anche dei giocatori di grosso spessore, non dimentichiamolo, perché io quando sento dire che il fuori classe non serve, oppure è più importante il gruppo del fuori classe, io vorrei fare una domanda: se Real Madrid Roma, se la Madrid avesse avuto Dzeko e la Roma Cristiano Ronaldo, probabilmente la Roma sarebbe in semifinale, in quarti di finale dei campioni del mondo. Basta con questo gruppo, con queste storie, che è più importante il gruppo del fuori classe. Basta. No, io non volevo dire questo, sa perché? Perché a volte nelle interviste dopo le partite i giocatori, ha iniziato Marco Parolo già dal ritiro, più volte lo ha detto Lulic, dicono, però noi dobbiamo giocare più da squadra, dobbiamo tornare a essere un gruppo. Sono gli stessi giocatori, alcuni. Ma perché non ce lo spiegano, perché non giocano più dal gruppo? Almeno dicono abbiamo litigato, non si va d'accordo, tante ma la verità non la dica mai, questo io non ho mai visto gente sincera nel mondo del calcio durante l'intervista. Mi viene in mente dopo l'eliminazione con lo Sparta Praga, che Lulic ha detto i fischi eravamo in pochi a prenderle dopo quell'eliminazione, altri sono andati nello spogliatoio e ha ribadito il concetto non siamo una squadra. Allora, l'ha detto lui, quindi il quiz è risolto. Non c'era più il gruppo e probabilmente la società non è riuscita, l'allenatore non sono riusciti a ricompattare. Se lo dicono loro, quindi è chiaro. Mister, lei di situazioni difficili ne ha vissute tante, no? Parlo però di campo, stavolta non parlo di situazione ambientale. E domenica arriva questo derby,
dove sulla carta onestamente ci sono poche chance per la Lazio, no? Anche visti i tanti infortuni, le assenze, soprattutto vedendo il momento che particolarmente positivo che sta attraversando la Roma. Dà una chance alla Lazio e quale potrebbe essere la Ma io chiave? considero che sarei molto attento. Molto attento perché ci sta anche la partita dell'orgoglio, anche della Lazio, anzi sicuramente ci sarà. E quindi attenzione, perché il derby poi io non l'ho mai fatto, però sono partite particolari. Sì, ce lo raccontano sempre che il derby è una partita diversa dalle altre, però. E di solito vince lo sfavorito. Che Dio volesse, almeno una soddisfazione per chi segue, perché è vero, non vanno allo stadio, ma poi la squadra la seguono in altri modi. Brutto non essere allo stadio, doloroso decidere di non andare, ma poi a una passione non si rinuncia mai proprio fino in fondo, no? E qualche soddisfazione quest'anno potrebbero anche. Mancano 8 partite. Possono anche rimediare a questo brutto campionato, almeno sul piano dell'impegno, della grinta, ripeto, e poi per mettersi in mostra. Ognuno è professionista e deve cercare di fare il proprio lavoro il meglio possibile, poi tante volte i risultati non vengono. Secondo lei, visto che ha detto qualcuno vuole andare, non vuole andare, e lo sappiamo tutti, insomma, che alcuni giocatori a fine stagione gradirebbero gio andare a giocare altrove? Le accompagni e le mandi via, cioè, se le prende altri, c'è gente che non ci vuole più stare, è inutile. Io vedo, tanto la Lazio, giocatori che fuori classe proprio, probabilmente ce ne sarà qualcuno, probabilmente. L'anno scorso qualcuno sembrava, ma se vogliono andare via, l'accompagnare all'aeroporto, perché è inutile tenersi. Mister, lei qualche anno fa parlò della gestione di Keita, no? Io ricordo anche un'immagine in quella notte di padre in figlio dove era seduto accanto a Keita e scherzava e rideva insomma, insieme a lui. In quest'annata la Lazio ha sofferto anche per la mancanza delle prestazioni di due giocatori su tutti, no? Sia Keita ma soprattutto Felipe Anderson. Se la sente di dare un consiglio, come andrebbero gestiti giocatori così giovani ma dal potenziale così alto? Io ripeto, non le conosco personalmente, non so che carattere hanno, non so come si allenano, come si comportano fuori dal campo. Quindi io dico che hanno potenzialmente hanno delle doti, grandi doti, e se poi non riescono a esprimerle, non lo so perché. Magari hanno dei limiti caratteriali, hanno dei limiti. Sai, il campione, oltre ad essere bravo tecnicamente, deve essere anche avere un bel cervello, ecco. Allora, comunque lei non la vede come già condannata, c'è cioè uno scoramento, sembra quasi che bisogna, qualcuno si approccia, sperando di perdere l'imbarcata, ecco, la richiesta che si fa è, se si deve perdere non prendiamo l'imbarcata, non se ne prendano chissà quanti, cioè si limitino i danni. Fossi nei panni della Roma starei attento, cioè entrare in campo come fosse una finale di Coppa dei Campioni, perché se la prende alla leggera probabilmente può andare anche incontro a brutte sorprese. Andando una. Ripeto, la Lazio giocatori per far male ce l'ha, non è che non ce l'ha. Però difficilmente hanno fatto male in stagione, hanno fatto male come intendere. Ma ci sarà, io dico che anche Filippo non può essere sparito improvvisamente dalle cose di Dico da quello che si era visto l'anno scorso, vedi? Magari domani domenica prende la giornata buona. Ripeto, io non la vedo questa, cioè vedo la Roma favorita sicuramente, ma non lo farei tanto facile. Proprio andando alla Roma, c'è stato un cambio di allenatore, Garcia sembrava un po' mollato, un po' isolato, forse anche dalla società, perché poi voglio dire, se le società non supportano gli allenatori e gli rendono il compito complicato, voglio dire, però poi alla fine pagano gli allenatori ed è un'ingiustizia che Ma io non dico correggeremo che mai. teniamo l'allenatore italiano, perché io vedo a Napoli, il Napoli quest'anno ha 17 punti in più dell'anno scorso. Le piace Quindi Sarri?
Mi piace, sono contento perché la dimostrazione, però apro una parentesi, scusi un attimo, che i tre allenatori in terza classifica, tutti e tre vengono dalla Gavetta, sì, tanto per essere chiari. Cioè è un allenatore che fino a 56 anni, 60, quanti ne ha, non so, 50, ha fatto la quarta serie, la promozione, la seconda categoria, e poi ha avuto l'occasione, eccolo lì, e tutti l'aspettavano col fucile. Ma la dimostrazione è che l'esperienza, tante cose non si compra al supermercato. No, ha un valore. Qui c'è troppi allenatori fatti, come ho sentito dire con tutto il bene, Brocchi va a Milan, ma Brocchi ha allenato la primavera, ma come fa una squadra di quel potenziale? Tutto qua. Non capisco perché gli vuole fare questa carriera troppo rapida, secondo me, che poi magari tanti, uno riesce e tanti si bruciano. Ci sarà un motivo, cioè, in tutti i mestieri l'esperienza conta o non conta? No, direi di sì, anche se il calcio è pieno di scorte. Ma come si fa a allenare una squadra come Milan, uno che non ha mai allenato? A parte che la vorrò vedere, però insomma ne abbiamo visti altri, abbiamo visto Mancini insomma saltare totalmente la Gavetta. Anche Mancini è cominciato a Firenze e retrocesso anche. Ma Mancini ha mai allenato l'Udinese, l'Empoli, il Viareggio? No. È andato su in squadra con campioni, perché ha vinto gli scudetti, andrà a vedere chi c'era nell'Inter e poi ne riparliamo. Per la nazionale, dopo l'Europeo, saluterà Conte. Lei è per una scelta, tra virgolette, di tradizione, cioè qualcuno magari che continui, passi dall'Under 21, adesso mi riferisco a Di Biagio, come è stato per Maldini, come è stato per Vicini? Ma Maldini e Vicini erano... Vicini è stata una vita a fare... Sì, e ha pure vinto. Una vita a livello sul giovanile e poi ha fatto il secondo Beazzotti, quindi quando è arrivato era già vaccinato. Di Biagio io aspetterei prima di bruciarlo. Oggi si è in qualche modo candidato tra pattoni? No, allora tu... Una via di mezzo, perché insomma... Potrebbe essere l'occasione... Ha vinto tutto, grande attore, ma insomma, penso che abbia fatto il suo tempo. Ecco, io vado. Cioè, uno tipo Guido Linto, per fare un nome, se non nessuno dei grandi ci può andare. Guido Linto, Ventura. Ventura, potrebbe essere l'occasione di Giampiero Ventura? Ma io non mi dispiacerebbe. Ma la gente che ha grande esperienza, magari ora poi mi sfugge qualche nome, ma... ci proverei, cioè non Di Biagio per me è troppo giovane e Trapattoni ormai ha fatto il suo tempo. Mister, noi la ringraziamo, ci ha dato una piccola speranza su questo derby in cui insomma c'è quasi l'atteggiamento della vittima sacrificale, insomma la Lazio. Ma io sono partite che le giocavo volentieri, ecco. lo so, però lei ha detto una grande verità, mister. Lei ha potuto contare su calciatori che avevano proprio un'impronta diversa, un calcio diverso, c'era un atteggiamento diverso anche verso la professione. Ma io so che a quel gruppo lì, Falcetti e i tifosi della Lazio devono essere sempre grati. E perché non lo sono? Ma io dico, li devono essere sempre grati, cioè. C'è la squadra del scudetto, poi secondo me c'è quella squadra lì, poi c'è la squadra del secondo scudetto, ma l'impronta che hanno lasciato quei 20 giocatori difficilmente la gente se lo scorderà. E infatti non dimentica, la gente non dimentica nulla, però qualcuno fa orecchie da mercante. Mister, noi la ringraziamo moltissimo. Prego. Dovrà venire a Roma a qualche riunione di... Insomma. Quando sarò convocato arriverò. La convocheremo presto, intanto noi qui alla radio. Mister, grazie mille, un abbraccio. Grazie mister. Grazie a lei.